Tanti auguri, buona parte. Buonasera a tutti, sono Massimo Portoletto, il direttore della Feltrinelli, vi do il benvenuto anche da parte degli altri ragazzi che, come dico sempre, ci aiutano, ci aiutiamo anzi, ad organizzare questo spazio di cui siamo molto fieri. Questo spazio che, come dico ogni tanto, serve a mettere in comunicazione le idee con le persone, che è uno spazio che rivendichiamo, visto che non era previsto quando abbiamo aperto e l'abbiamo fortemente voluto. Questa sera presentiamo un altro libro della casa editrice L'Asino d'Oro. Si tratta di Kamchatka, un romanzo di Marcello Figueras che è stato scritto nel 2003 e però è stato pubblicato in Italia solo recentemente dall'Asino d'Oro, che come mi piace ricordare sta facendo un lavoro di scoperta e di riscoperta di alcuni testi che devono diventare fondamentali. Almeno in questa città stanno diventando fondamentali grazie anche a questi incontri. Questi incontri che sono organizzati in collaborazione con Licia Pastore, che mi ha espressamente chiesto di non fargli dei complimenti e io disobbedisco come ogni volta, perché ritengo che questo sforzo che lei compie ogni volta di organizzare fino in fondo anche la locandina o comunicati stampa vada sottolineato e quindi ti faccio di nuovo i complimenti anche se non vuoi. E questa sera parliamo di questo libro insieme a Vittorio Buongiorno, che è il direttore del Messaggero, e al professor Corrado Mancinelli, che ho avuto anche il piacere di avere come professore ai tempi del liceo. Va bene, io mi fermo qui come al solito, vi ringrazio perché oggi era un bel giorno per andare al mare, invece voi siete venuti qua, vi ringrazio veramente e vi auguro una buona serata, grazie. Allora, buonasera, per chi non mi conosce io sono Licia Pastore e sono una giornalista. Prima di tuffarci nella presentazione del libro, vorrei ovviamente ringraziare la casa editrice L'Asino d'Oro di Matteo Fago e Lorenzo Fagioli, che attraverso i titoli, insomma la scelta dei titoli che sta portando avanti, ci consente di approfondire temi di ricerca che per molti di noi rappresentano qualcosa di importante, insomma qualcosa che ci lega, ci unisce e rappresenta la ricerca di una vita. Vorrei ringraziare anche lo staff dell'Asino d'Oro, Rossana Cecchi, l'editor, Valentina, Francesca, Valeria, che se anche non sono presenti qui stasera però sono di grande supporto per la presentazione dei libri. Questa sera parliamo di Kamchatka. Allora, Massimo Bortoletto ha parlato del libro, dice questo è un libro, è uscito per la prima volta in Italia. In realtà vorrei raccontarvi un pochino come nasce questo libro, questo romanzo, perché ha una storia un pochino originale, nel senso che nasce come sceneggiatura di un film per poi diventare un romanzo, proprio per espressa volontà dell'autore, del regista e del produttore del film. Il film è un film che io consiglio di vedere, però consiglio di vedere dopo aver letto il libro, perché questo ci consente di poter approfondire meglio la modalità con cui Figueras ha scritto questo romanzo,
che prima era sceneggiatura, partiva da una sessantina di pagine, poco più penso, ma poi è diventato romanzo. Presentare un libro, diciamo, in assenza dell'autore non è una cosa facile. Io stasera, per cercare diciamo di conoscere meglio lo scrittore, volevo leggervi qualcosa che ho trovato in rete e che secondo me è utile proprio per conoscere meglio la modalità appunto di scrittura che Figueras ha scelto. Lui definisce, Figueras, questo romanzo un lavoro d'amore. Un lavoro d'amore perché quando ha deciso di scrivere, di trasformarlo in romanzo, sapeva perfettamente che quello che non voleva era fare un lavoro, diciamo che era un lavoro fatto da molti scrittori argentini che avevano interpretato la vicenda dei desaparecidos in modo particolare, nel senso che avevano diffuso lavori che in qualche modo raccontavano questa vicenda in modo molto cerebrale, come un'impresa puramente intellettuale, dice Figueras, come un esperimento che funziona solo se fatto in un laboratorio, eseguito in condizioni completamente asettiche e incontaminate. Figueras non voleva fare tutto questo e sapeva di dover fare questa cosa parlando con le parole di un bambino. Harry. Kamchatka mi è apparso quando stavo cercando un modo per parlare dell'orrore cui a stento siamo sopravvissuti. Ho conosciuto molte persone che volevano scappare dalla storia recente alla massima velocità. Così ho inconsapevolmente sentito qual era la mia strada, volta verso un congegno narrativo che mi permettesse di avere a che fare con l'orrore senza spaventare me stesso e i miei potenziali lettori. Quando l'idea era poco più che un germe, raccontava la storia dello stesso ragazzo che chiamava se stesso Harry, proprio dopo che era stato lasciato alle cure di suo nonno. Sarebbe stato un libro di una tristezza insopportabile, una storia fantasma, un racconto di assenze, con Harry e il nonno che sentivano la mancanza del padre e del figlio, che entrambi avevano perso nello stesso crudele soffio. Poi, racconta Figueras, questa è un'intervista appunto che ho raccolto in rete, mi ha colpito un fulmine. Scrivere romanzi è grandioso, tra le tante migliori ragioni, perché permette allo scrittore e al lettore di rendere possibile l'impossibile. Non volevo scrivere un romanzo sui desaparecidos, mi sono rifiutato di riconoscere nei miei libri quello ignobile modo di dire che nega alle vittime la loro condizione, trasformandole invece in non entità, senza corpi e quindi senza diritti. Quindi mi sono chiesto, perché non scrivere un romanzo che trasformasse i desaparecidos in aparecidos, che dia a queste persone la loro carne, la loro idea, le loro vite? In questo modo nasce Kamchatka. Non è una storia sulle persone cancellate dalla storia da parte della dittatura, o che perlomeno ci ha tentato. È un libro sulla gente che vive, passionale, che ride, che commette errori, che ha paura e supera le proprie paure per essere migliore di quello che è. È un libro sulle persone che, anche quando fuorviate, sono così generose che finiscono con l'imprimere un marchio indelebile nelle nostre vite. Di tutto questo il ragazzo è stata proprio la chiave. Quando è stato ovvio che stava diventando una storia raccontata dal punto di vista di un ragazzino di 10 anni, tutto è andato al suo posto. Una volta cresciuti, i personaggi avrebbero potuto essere responsabili delle loro decisioni, dei loro credo politici. Ma come si può ritenere un ragazzino responsabile per le azioni dei suoi genitori? Quello è il Vecchio Testamento, la stronzata che i bambini erediteranno i peccati dei loro genitori. Harry e il suo fratellino, il nano, sono innocenti su tutta la vita.
La violenza a cui sono sottoposti rende chiaro come il giorno che il regime militare, non stava difendendo il modo di vivere occidentale e i valori cristiani come rivendicavano, ma il modo occidentale e cristiano di sterminare migliaia e migliaia di persone. Tutto questo è un libro veramente interessante questo, ed emozionante. Tutto questo è raccontato appunto da Figueras, il quale conduce il lettore in questa storia stimolando delle emozioni che io sintetizzerei in vitalità, gioia, speranza, e portandoci mano a mano alla scoperta di tante piccole cose, però importanti. Tra queste la scoperta del principio di necessità, che è vero nella vita di tutti i giorni, di tutti noi, e cioè che quando non si ha altra scelta, semplicemente si cambia. Si cambia e si può resistere cambiando. Si scopre che la religione è davvero qualcosa di strano, e lo si scopre leggendo alcuni brani del libro. Ce ne sono due in particolare, uno in cui Harry, vedendo il film Marcellino, vecchio film Marcellino Panebino, fa delle considerazioni su quel bambino che parlava col crocifisso e che poi muore, chiedendosi anche come, insomma, cosa ci possa essere di bello in un bambino che muore, insomma. C'è anche un altro aspetto molto carino, che era quello del nano, il fratellino soprannominato, che quando viene iscritto e portato in una scuola cattolica dai genitori, e che avevano necessità in quel momento di coprire la loro identità e quindi diciamo in qualche modo fuorviare indagini e sospetti, li scrivono appunto in questa scuola cattolica, e da parte del nano c'è la difficoltà a imparare il Padre Nostro, perché giustamente lui, riflettendo su alcune parole, rimetti i nostri debiti, si chiedeva giustamente, dice, ma io sono troppo piccolo per avere dei debiti. Si scopre anche che quando il presente è incerto, la cosa importante è avere un progetto, avere una ricerca, un obiettivo, un nuovo modo di vedere la vita, e questo è il lavoro che farà Harry attraverso un libro su Houdini, il mago. Si scopre che nella vita non si pensa solo con il cervello, ma anche con gli affetti che proviamo. Si scopre che tutto si impara e che tra tutte le cose sentire no, con le orecchie, sentire con la pancia, forse è la cosa più importante, sicuramente è la cosa più importante. Si scopre l'importanza dell'ascoltare non solo attraverso il linguaggio, ma anche attraverso quegli affetti che sono il timore, la paura, i sentimenti. Ora, io penso che questa chiave di scrittura che Figueras è riuscito a trovare è una chiave sicuramente molto originale, ma soprattutto molto stimolante. E Figueras sarà in Italia a maggio alla Fiera del Libro, e poi so che è previsto un tour per diverse città, quindi in attesa di conoscerlo poi più da vicino, stasera con i nostri relatori ci faremo raccontare qualcosa di più sul libro. Grazie. Sì, io vorrei incontrare Figueras, sono un altro per farmi spiegare qualcuno dei passaggi di questa rilettura che fa, insomma, della sua opera. Per esempio, ecco, questo mi ha colpito adesso, io l'avevo letto, insomma, sul web qualche giorno fa, questa,
questa sorta di autocritica, insomma, di descrizione di come gli è venuta l'idea di fare, dopo il plot cinematografico, di fare il romanzo vero e proprio. E vedo che ci sono dei nuclei però di poco chiari, insomma, ecco, non, poco chiari forse volutamente, nel senso che, ecco, se dovessi definire poi che tipo di romanzo è questo, e magari Figueras non lo direbbe, direbbe che non c'è bisogno di definirlo, insomma, però io come lettore normale, non lo premetto subito, non particolarmente versato nella letteratura ispanoamericana, rispetto alla quale oggi purtroppo dobbiamo segnare, insomma, ecco, la morte di Gabriel García Márquez. Non arriva? Vabbè, me lo infilo in gola tra poco. Quindi niente, definire quest'opera è un po' problematico, ripeto, per il fatto che sta sul film, va bene? Sì, sì, era solo qua. Per il fatto, uno, che non sono un cultore di letteratura ispanoamericana e non lo ripeterò una terza volta. E due, perché in effetti, cioè, non si riesce a cogliere una linea ideologica, un tracciabile, insomma, ecco, all'interno di questo, tranne nelle ultime pagine, quando si rivolge così ai lettori, dà una sua interpretazione, lancia il suo commiato, diciamo, al lettore, c'è una sorta di messaggio finale, insomma, che poi andiamo magari a leggere. Diciamo, dai miei antichissimi studi di filologia romanza, potrebbe essere come dire, non è un romanzo barocco, ecco, sicuramente, non è nella lunga tradizione del ciclo d'oro, del 600 spagnolo, insomma, che è ancora presente ed era, insomma, è stata presente in tutta l'opera di Márquez, almeno nei pochissimi libri che ho letto, ma anche in altri scrittori ispanoamericani. L'altro che ho letto, ecco, due sono in sostanza, tre, no? C'è Emanuele Scorza e ecco, poi Storia della fine del mondo di Vargas Llosa. E ecco, c'è questo barocchismo, diciamo, no? Questa ricchezza di immagini, di citazioni, questo affastellarsi di colori, insomma, personalmente non a me non piace, ma questo è un problema tutto mio, insomma, ecco, e questo non c'è, è una caratteristica che secondo me riassume un po' tutta la letteratura ispanica, ispanoamericana in particolare. Credo che anche in Sepulveda non manchi questo effetto così, insomma, di ricchezza, insomma, qualche volta anche di pletora, no? nel descrivere, nel narrare, che ci può stare, è una tradizione, insomma, come in altre tradizioni c'è il realismo, c'è, questo non c'è, quindi non ho trovato il barocchismo, non ho trovato la tradizione del siglo d'oro, del cultismo, ecco, così lo chiamavano, forse qualcosina del 600, nel senso del romanzo picaresco c'è, sì, perché il protagonista è un ragazzino, certo non è il ragazzino figlio di nessuno, sbandato, che vive le mille avventure, però c'è qualche passaggio quando lui per esempio scappa da casa e va a Buenos Aires, ma Buenos Aires oramai sotto la cappa della dittatura, sotto il terrore, e si destreggia, insomma, riesce a ritornare con i suoi mezzi, ecco, c'è forse anche qualcosa di quel genere. Io direi che se lo potessimo inquadrare, lo metterei proprio nella categoria, lo scriverei, diciamo, in una categoria che forse non è letteraria, diciamo, è culturale, che è quella del postmoderno. Io lo trovo postmoderno, insomma, questo romanzo, e in un'accezione
tutta letteraria e positiva, nel senso che è un romanzo post-ideologico. E questo tutto sommato lo dichiara un po', lo dichiara lui stesso, cioè intanto il protagonista è un ragazzino che guarda con occhi così ingenui, vergine al dramma, alla tragedia che accade intorno a lui perché non è mai direttamente coinvolto, no? E questa credo che sia una scelta, è riconosciuta come scelta, come dire, formale, no? Che gli consente di parlare della tragedia non in maniera appunto anchilosante, non in maniera ecco, tecnicistica o troppo con tono tragico, con tono recriminatorio, cioè, ma l'effetto d'altra parte è garantito. Cioè, questo romanzo si legge dall'inizio alla fine con gradevolezza, anche se si capisce che c'è, che aleggia la tragedia intorno, no? Va bene? Che c'è una tragedia intorno all'inizio, accennata all'inizio, e poi la ritroviamo alla fine, e poi rimane un po' ai margini, no? Un po' come il poema epico del Cinquecento italiano, insomma, cioè si parla di cose leggere, si racconta con facilità, e all'orizzonte ci sono gli eserciti dell'Anzichenecchi, ci sono le città che crollano, c'è un paese che va in rovina, insomma, però tutto questo rimane confinato ai margini. E tuttavia noi lo sappiamo che c'è un dramma che si sta verificando mentre il bambino fa i suoi giochi, cerca di imitare Harry Houdini, prende addirittura così, diventa il suo alter ego, poi incontra l'altro ragazzo e ci sono, ecco, c'è questo uscire e non uscire dall'infanzia, no? E che fa leggere con gradevolezza fino alla fine un racconto pur senza perdere la tensione. Cioè la tensione narrativa è garantita dal fatto che sappiamo il contesto in cui si svolgono i fatti, però poi, ecco, no, non c'è l'attacco, l'accusa, non c'è c'è l'ingenuità, insomma, del bambino che guarda con occhi, dicevamo prima, vergini, se vogliamo, no? Ammesso poi, insomma, Freud ne ha detto tante in questo senso, che i bambini abbiano gli occhi vergini sulla realtà. Ecco, un'altra cosa che potrei dire, rimanendo appunto sul piano delle definizioni formali, che forse potrebbe anche essere definito un romanzo underground, intanto perché c'è una citazione dei REM all'inizio, un po' perché la cultura underground è degli anni 70, no? E poi perché obiettivamente buona parte della trama narrativa si svolge in ambienti chiusi, la scuola dove stanno proiettando un documentario di fisica, poi tutta l'ambientazione nella casa di campagna che funge da rifugio sempre più precario, insomma, no? Ecco. Magari su questa idea, diciamo, del romanzo post-ideologico, io lo definisco appunto post-moderno, possiamo tornare dopo, ma vediamo se, anzi sicuramente qualcosa più nel merito, diciamo, nello specifico letterario lo dice l'amico. Allora, sicuramente non è facile parlare di un libro senza il suo autore qui, però io proverò a farvi amare questo libro, perché per me è stata una sorpresa. Insomma, io di romanzi latinoamericani ne ho letti parecchi e sono felice di scoprire che c'è sempre qualcosa di nuovo e di buono da leggere. La cosa che trovo più bella di questo romanzo, e dirla oggi, quando sui giornali c'erano valanghe di parole su García Márquez, per me assume un particolare significato, perché questo libro è un mondo,
cioè Figueras riesce a raccontare la storia del ragazzo creando un mondo, che è un po' il segreto dei romanzi di Márquez. Cioè, chi ha letto Cent'anni di solitudine ci si è perso, perché c'è tutto lì dentro. Allora, io non voglio paragonare Figueras a Márquez. Márquez è un colosso, Figueras è uno scrittore, è un bravo scrittore, un buono scrittore, però in questo libro l'operazione gli è riuscita. E questo mondo è un mondo affascinante, perché è visto da un ragazzino di 10 anni. Figueras è nato nel 1962, ha un anno meno di me, quindi il mondo in cui lui è cresciuto e che riproduce in questo libro è il mondo in cui sono cresciuti quelli della mia generazione. E quindi c'è un doppio registro nel libro: c'è una realtà drammatica, una realtà che in quegli anni, negli anni 70, insomma, in Argentina è una realtà brutale, un periodo di dittatura, un periodo di privazione della libertà, però i bambini sono sempre bambini dovunque crescano. E quindi il protagonista di questo libro cresce guardando i telefilm del santo in televisione: Simon Templar, Roger Moore, insomma, chi ha la mia età, quando c'era ancora la televisione in bianco e nero e due canali in TV, cioè, li adorava. Ci sono i riferimenti a Batman, a Superman, a Flash Gordon, ma tutto questo serve a Figueras. Gli servono per raccontare questa realtà drammatica. E quindi questa è la forza di questo libro. Cioè, quando lui a un certo punto sono costretti in questa loro fuga, la madre, il padre e i due fratellini sono costretti a andarsene a Buenos Aires, perché i rapimenti da parte delle squadracce della dittatura erano ormai all'ordine del giorno, e sono costretti non solo ad andarsene, ma a cambiare identità. E sentite lui che cosa scrive: dovevamo adottare nuove identità. Il libro è in prima persona, è il ragazzino che parla, come le spie che fingono di essere quello che non sono per evitare di cadere nelle grinfie del nemico, come Batman che celava la sua vera missione dietro una facciata frivola e mondana, come Ulisse nella Terra dei Ciclopi che ingannava Polifemo dicendogli che il suo nome non era Ulisse ma nessuno, un tipo sveglio Ulisse, un escapologo nato per sfuggire a Polifemo che aveva promesso di mangiarseli tutti uno dopo l'altro. Ulisse e i suoi prima l'avevano fatto ubriacare e poi l'avevano accecato, e qui continua la storia di Ulisse. Allora, un escapologo nato Ulisse, già questa è una cosa geniale, perché mette insieme la cultura classica di tutti noi che siamo stati prima costretti a studiare la scuola e poi l'abbiamo amata magari un po' più da grandi, con Houdini, con il film di Tony Curtis. Allora, anche questo ci serve per far capire la genialità di questo libro, perché allora questo bambino arriva in questa casa fuori Buenos Aires, devono cambiare identità, il padre frega tutti perché sceglie come nome finto il nome del protagonista di un'altra serie TV che loro guardavano, che si chiama Gli Invasori, e che io francamente nel mio passato non ricordo, quindi non so neanche se in Italia noi l'abbiamo visto o meno. Comunque il padre frega tutta la famiglia e gli dice: io mi chiamo David Vicente. Il ragazzino è spiazzato perché non sa bene che cosa fare, ma in questa casa ha trovato, lasciato probabilmente da qualche ragazzino passato prima di lui di lì, un libro che racconta la storia di Houdini. E allora si innamora di questo libro e pensa di avere un'idea geniale, e dice: io mi chiamo Harry Vicente. Solo che questa cosa poi si trasforma in un boomerang clamoroso, perché quando arriva nella nuova scuola dove loro vanno
con le nuove identità, grazie, è una scuola privata, una scuola retta da preti, e grazie al preside che capisce perfettamente la situazione e non fa troppe domande, accetta questa identità. Solo che il preside è una persona, un sacerdote di 70 anni che lo presenta agli amici e gli dice: ragazzi, c'è un nuovo amico qui con voi, si chiama Haroldo Vicente. E questo ragazzino diventa la, viene preso in giro da quel momento in poi, perché un ragazzino che si chiama Haroldo, gli costruiscono addosso tutte le rime più trite, più bieche, e quindi diventa un po' lo zimbello della scuola. E lui si sarebbe mangiato le mani, dice, pensava di aver fatto una furbata, invece, e invece viene messo in mezzo dagli amici. Ma questo perché? Questo per dire che, insomma, è vero che la vita è sempre interessante, ricca di spunti, ma a volte è cattiva. Lui lo dice a un certo punto, Figueras, anzi è la mamma che lo racconta al ragazzino, non la ritrovo la citazione, è inutile che la cerco, però c'è in tutto questo libro da una parte la leggerezza, è divertente, esilarante in certi momenti, leggero, ma anche a suo modo profondo, tutto quanto visto attraverso gli occhi del bambino. Però c'è fuori dalla porta di casa, prima dalla porta, fuori dal cancello del giardino di questa villetta fuori Buenos Aires, insomma si sente che c'è questa realtà che è la realtà drammatica di quegli anni. Lui a tratti nel libro questa cosa la ricorda, nel senso che è un ragazzino di 10 anni ma non è un fesso, perché i ragazzini sanno perfettamente capire che cosa succede. E sentite quest'altro pezzetto. La dittatura cominciò il 24 marzo. Udinì era nato il 24 marzo. Il tempo è strano e accade tutto insieme. L'avvento della dittatura cambiò le regole del gioco. I miei genitori non vedevano altro che ombre attorno, sapevano di essere ricercati. I loro compagni di militanza lo erano, ma non sapevano cosa succedeva a quelli che cadevano nelle mani della repressione, semplicemente svanivano nel nulla. Ecco, noi diciamo che siamo in una posizione di, ohimè, di vantaggio rispetto ad Harry, nel senso che noi sappiamo ormai quello che succedeva in quegli anni, sappiamo dei desaparecidos, sappiamo dei voli della morte, però questo libro ci consente di vivere quell'esperienza pensando che comunque, come prima diceva Alicia, cioè rispondiamo sempre al principio di necessità. Sicuramente quello che è accaduto in Argentina in quegli anni ci ha cambiato, ma forse possiamo avere la speranza o la presunzione di pensare che a fronte di tanta nefandezza siamo forse diventati un po' più scaltri e un po' più attenti per evitare che cose del genere capitino nuovamente. E questo libro da questo punto di vista ci aiuta sicuramente ad essere più attenti. A questo punto noi ci siamo introdotti immediatamente nel racconto. Io chiederei appunto a Corrado di spiegarci qualcosa proprio del titolo del libro, perché forse insomma chi lo ha letto questo insomma è chiaro, ma generalmente quando uno arriva alle presentazioni il libro ancora non si è letto, per cui siccome ha un significato preciso chiederei a Corrado appunto di spiegarci qualcosa. Allora, la Kamchatka è una delle regioni sulla carta da gioco del risico, anche questa è una citazione credo opportuna, volutamente fatta dall'autore, nel senso che è un gioco che furò regione negli anni 70,
E me lo ricordo in ambienti insospettabili, cioè grandi combattenti, grandi fautori della rivoluzione, della lotta di classe, improvvisamente si ritrovavano in certe seratine a giocare a risico. E invece lì lo faceva il bambino col padre, costretti al piccolo gruppo, costretti a inventare qualcosa che li facesse sopravvivere. Kamchatka è il luogo dove ho sopravvissuto. Allora, Kamchatka è due cose per Figueras: è la dimensione, quindi non è un luogo fisico, è la dimensione nella quale lui ha vissuto negli anni successivi alla tragedia, e probabilmente è qualcosa che della sua biografia personale come autore che attribuisce poi a Henry, al piccolo Henry, cioè gli anni successivi alla scomparsa dei genitori desaparecidos, come si capisce, destinati a essere desaparecidos, lo si capisce già dall'inizio. Ecco, nei lunghi anni che sono seguiti a questa tragedia, lui è sopravvissuto, citazione a pagina 16 se non sbaglio, le storie le scrive chi è sopravvissuto. Una sorta di esilio forzato, che però è anche un chiamarsi fuori, va bene? Ritorna, secondo me, questa idea proprio della non ideologia, va bene? Cioè tirarsi fuori per rielaborare il lutto, non so che altro ci può essere in questo chiamarsi fuori, ma anche per vederci più chiaro. Anche per vederci meglio, perché in fondo chiamarsi fuori è straniarsi. La tecnica dello straniamento in musica, ma anche in letteratura, è la tecnica che consente, va bene, di guardare a distanza e guardare l'insieme del problema. Chi ci sta dentro alla bagarre, chi sta dentro alla battaglia, chi sta dentro al dramma, ne partecipa, ma spesso ne perde il senso. La seconda cosa, la seconda accezione di Kamchatka è che Kamchatka, ho meno problemi dell'amico qui perché è nell'ultima pagina, quindi non può scappare. Ogni volta ho giocato con lui, lui sarebbe il padre che ha perso definitivamente dopo l'ultimo addio. Quando le cose si mettevano male, resistevamo, lui, il piccolo Harry, e poi cresce, ma il padre è come se fosse sempre con lui, resistevamo in Kamchatka, e alla fine andava tutto a posto, perché la Kamchatka era dove bisognava stare, la Kamchatka era il luogo in cui resistere. Dunque, il luogo in cui resistere, in nome del padre. Perché su quello che ho sentito prima, una cosa non mi è piaciuta, cioè la definizione che lui dà del principio di nemesi storica, cioè il fatto che le colpe ricadono sui figli. Sì, nella Bibbia, nell'Antichità c'è questa idea, insomma, no? Che ciò che hanno fatto i padri, di sbagliato, qualche poco di giusto, poi va a finire sui figli. Insomma, ma non è solo un principio punitivo, io non lo definirei stronzata, perché è come fa, diciamo, ecco, anche per questo mi piacerebbe incontrare Figueras, perché invece è un principio costitutivo del rapporto tra le generazioni, cioè noi siamo stati attesi dalle generazioni precedenti, noi abbiamo un debito rispetto alle generazioni precedenti. Il fatto che poi Kamchatka sia l'ultima parola che il padre pronuncia, va bene, gli consegna il risico e gli dice Kamchatka. Perché? Perché durante una lunghissima partita in cui finalmente il piccolo Harry sembrava spuntarla sul padre, che invece le vinceva sempre, insomma, a risico,
l'ultima striscia di terra che era rimasta al padre, non sapete come si gioca a risico, non ve lo spiego, insomma si gioca coi dadi e finisce lì, su una carta geografica. Praticamente quella volta il piccolo Harry aveva la mano felice, ha conquistato quasi tutto e il padre è rimasto asserragliato nella Kamchatka. Da quel momento in poi la sorte si volge contro Harry e quindi tutte le gettate del padre sono vincenti e tutte le armate che cercano di invadere la Kamchatka dalla Cina, dalla Russia, da non so dove, si infrangono contro questo luogo di resistenza. Questo significa appunto ricordati la Kamchatka, il luogo dove bisogna resistere, ma questa resistenza non ha nessun connotato ideologico. Prova a rifare un po' il quadro storico, vabbè, come professore di storia, ohimè, un po' mi tocca. Come lo inquadriamo questo romanzo? La vicenda argentina, come tutta quella del Sud America negli anni dal dopoguerra in poi, insomma, dal secondo dopoguerra in poi, si inquadra nel... Adesso faccio un po' il professore dell'ultimo anno di liceo, insomma, si inquadra nella categoria della guerra fredda e quindi della politica dei blocchi. In Argentina ci sono 5 colpi di stato militari dalla fine della prima fase del peronismo e fino praticamente all'ultimo colpo di stato terribile, quello vissuto, raccontato da Figueras, quello del 76 della giunta militare comandata da Jorge Videla. In pratica nell'area di influenza, soprattutto in Sud America, che rientrava nell'area di influenza americana, non doveva ripetersi quello che era successo a Cuba. Ricordo un libro molto datato, forse nessuno lo conosce, insomma, che era Rivoluzione nella rivoluzione di Régis Desprez, giornalista francese implicato con tutta la faccenda di Che Guevara, insomma, in cui sostanza, credo che fosse addirittura precedente questo libro, non so se del 67 o del 69, in cui diceva che era diventato un po' un luogo comune in Sud America dire no, quello che è successo a Cuba è un caso isolato, non può ripetersi, insomma, no. E invece la tesi di Régis Desprez, insomma, trotskista del 68 francese, era che invece era possibile rilanciare l'idea cubana di rivoluzione, che è poi quello che voleva fare Che Guevara. Bene, quanto purtroppo abbia avuto torto Régis Desprez, l'hanno dimostrato i decenni successivi e i fiumi di sangue che si sono versati per cercare di replicare l'esperienza di Cuba, la rivoluzione in Sud America, la rivoluzione socialista in Sud America. Cito solo il caso del Guatemala, insomma, una banda di guerriglieri che non è mai arrivata a più di 200 persone ha scatenato una repressione che nel giro di 3-4 anni ha portato a 50.000 morti, tutti civili. E poi sappiamo quello che è successo in Uruguay, sappiamo quello che è successo in Cile, cioè ogni volta che si profilava non l'ipotesi di una rivoluzione marxista, ogni volta che si profilava la possibilità che venisse su un governo, come dire, non perfettamente in linea con la politica di Henry Kissinger, bene, di fatto c'era il colpo di stato militare. C'erano i corpi speciali americani, c'erano i consiglieri militari, c'era la CIA. E c'è stata anche nel golpe argentino, c'è poco da fare. In Italia nel 76 che succedeva? In Italia nel 76 c'era il riflusso dell'onda di contestazione che era cominciata negli ultimi anni 60 e che si era esaurita
bene, anche se nelle elezioni del giugno del 76 il Partito Comunista raggiunge circa il 40% dei consensi, ma non va al governo. I socialisti di Craxi hanno governato col 10% e Berlusconi ha governato col 20-25%, insomma non di più. Ecco, col 40% di voti il Partito Comunista non entra al governo, nonostante questo Berlinguer rilancia l'idea del compromesso storico. Nel settembre del 76 il gruppo nel quale per pochissimo tempo, per fortuna, ho militato, Lotta Continua, si scioglie con la componente femminista, insomma, che mette in crisi il famoso grido che cosa c'entra la clitoride con la centralità operaia. E quindi, diciamo, i risultati del riflusso sono la disgregazione, i piccoli gruppi che fanno autocoscienza, che si ritrovano, insomma, quindi tutto quello che era la liberazione, la dimensione collettiva, va bene, di quello che era stato il movimento degli anni precedenti, si riduce così nella prassi dell'autocoscienza del piccolo gruppo. Nascono le radio libere o radio private, quello che vi pare, piene di musica, di pubblicità, dove ognuno poteva andare a raccontare i suoi deliri personali. Nascono altri piccoli gruppi come risultato del riflusso degli anni 60 e sono i gruppi del terrorismo, con la loro fissazione, diciamo, sulla strategia rivoluzionaria, la lotta armata, l'idea della folle, diciamo, della palingenesi armata, col loro linguaggio, col loro gergo specifico, comprensibile solo a loro, manco nemmeno, diciamo, a quella classe operaia in nome della quale combattevano, insomma. Il risultato di questo riflusso si legge subito da due fatti messi insieme. Allora, io ricordo che dopo il colpo di Stato in Cile nel 73 ci furono manifestazioni di massa in tutte le piazze, ci fu una reazione collettiva ancora forte. Comizi, volantinaggi, scioperi nelle scuole, nelle fabbriche, insomma. Solo tre anni dopo il colpo di Stato dei colonnelli in Argentina, tutto questo non c'è. Io non riesco a ricordare mobilitazioni massicce, non riesco a ricordare la controinformazione sistematica. È come se ci fosse stata una sorta di anestetizzazione dell'impegno politico. Eppure c'erano ancora i giornali di controinformazione, c'era ancora una qualche mobilitazione, ma era proprio venuto a mancare, come dire, qualcosa dal cuore della gente. Era cominciata, con qualche anno di anticipo sul libro che poi l'ha definita, quello di Lyotard, era cominciata l'età del postmodern. Adesso è un po' difficile, ecco, come dire, riattribuire le responsabilità, insomma i risultati poi, diciamo, di quegli anni io ancora li sento, va bene, io ancora faccio i conti con quei piccoli gruppi, con riflusso, eccetera, eccetera, nel senso che io ho a che fare con generazioni di ragazzi, di adolescenti e poi di giovani che non sanno niente di quello che è successo in Argentina nel 76, meno che mai di quello che è successo in Vietnam un po' di anni prima, non sanno niente di quello che succedeva in Cambogia nel 76, un genocidio sistematico sul quale proprio c'è stato il silenzio totale quell'anno e negli anni successivi, è vero? Non sanno niente dell'attentato alla stazione di Bologna, non lo sanno semplicemente perché i genitori, le famiglie hanno ritenuto che non era importante raccontare queste cose. Eppure, se è vero che il tempo non è diacronia, non è sequenza di fatti per cui poi le cose si possono anche dimenticare, no?
se il tempo, come dice spesso, insomma, lui ha questa concezione del tempo che è quella einsteiniana, insomma, cioè che è quella di Minkowski, in sostanza il tempo spazio come un unico blocco, non c'è, quella che poi riprende anche Einstein, diciamo, la teoria della relatività generale, cioè non c'è, non ha più senso parlare di passato, presente e futuro, è tutto in un unico blocco e tutto è sempre presente. Ma se questo è vero, se questo è vero, allora noi abbiamo una responsabilità, siamo responsabili adesso, sempre rispetto a quello che è passato, siamo responsabili rispetto alle generazioni precedenti, non è una stronzata quella dei fatti dei padri che ricadono sui figli. E voglio dire, poi in qualche modo, se ha detto questo si smentisce con le sue stesse parole nel romanzo, c'è qualcosa che è mutuato da una generazione all'altra. Noi siamo stati attesi sulla Terra, voglio... Mi sono preparato, scusate se alzo un po' il tono, ma è qualcosa a cui tengo. Un autore, Walter Benjamin, a cui sono molto legato, che parla esattamente di questo, diciamo, del cambio generazionale e di cosa ci compete a noi rispetto non tanto a chi viene dopo, ma anche a chi viene prima. Solo l'umanità, no, un momento, il passato reca seco un indice temporale che lo rimanda alla redenzione. C'è un'intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra. Noi siamo stati attesi sulla Terra. A noi, come ad ogni generazione che ci ha preceduto, è stata data in dote una debole forza messianica, su cui il passato ha un diritto. Questa esigenza non si lascia soddisfare facilmente, il materialista storico lo sa. Il passato ha un diritto su di noi. Le generazioni precedenti, i padri, non si aspettano che noi giriamo la faccia dall'altra parte rispetto al passato recente, rispetto al loro passato, rispetto a quello che hanno dovuto vedere e subire, rispetto a quello che loro non hanno capito, anche rispetto a quello di cui sono stati responsabili, al consenso che hanno dato, penso a mio padre, al consenso al fascismo per esempio. Loro si aspettano che noi in qualche modo riscattiamo quella sofferenza, quei dolori, quella non comprensione. La parola Kamchatka, secondo me, significa questo. No, mi veniva a mente semplicemente una cosa, cioè rispetto a questo discorso che facevi dei genitori, del fatto di girarsi, io penso che no, non c'è da intendere un non riconoscimento, perché comunque è impossibile dimenticare o annullare una storia passata. Il discorso principale è per me nel cercare una propria strada, indipendentemente da quello che è stato il passato. Ognuno ha una sua vita, ha una sua identità, ha una sua capacità di resistere e sentire, ripeto, non sentire solo con le orecchie, e quindi vivere insomma, in qualche modo su questi discorsi, non rispetto al passato, che per carità esiste, non si può annullare, e sarebbe anche una banalità pensare di poterlo annullare, ma vivere in virtù di quello che si è, di una propria identità, di una propria libertà. E quindi, insomma, su questo discorso magari vorrei sentire un attimo anche Vittorio, magari ci tira fuori qualche altro brano dal libro. Sì, come il professor Mancinelli, insomma, vi ha dimostrato che poi quando leggiamo i libri ciascuno ci mette se stesso, e quindi questo suo intervento è stato... È il senso delle opere importanti, sì. Cioè, sono sempre una possibilità di noi stessi. Assolutamente è così, condivido. E quindi io faccio il giornalista, faccio il cronista di provincia, e quindi ci devo mettere questo nel libro. Ho trovato una cosa
curiosa, a cui non avevo mai pensato. Vi leggo qualche riga, vediamo se poi arrivate alle mie stesse conclusioni. Per secoli nessuno ha voluto vivere nella regione in cui oggi sorge Buenos Aires. Gli indigeni le voltavano le spalle, preferivano il verde della pampa all'aria insalubre delle paludi. Quella zona che non è acqua e non è terra e non è niente. Che vi fa pensare questa descrizione? Cioè, è incredibile, no? Lui parla di Buenos Aires, ma io ora lo leggo e sto parlando di Latina. E allora lui a un certo punto racconta che Lawrence Darrell passa per Buenos Aires, dice questo era il clima. Allora, ecco, fatto sta che nessuno voleva venire a Buenos Aires, persino il nome sembrava uno scherzo di cattivo gusto. Già, buona aria, noi siamo abituati con malaria. Questo è un mio inciso. L'aria qui era malsana, pesante, umida, si respirava acqua, buoi e carri affondavano nel fango. Questo era il clima opprimente che Lawrence Darrell aveva trovato anche nel 1947, quando nelle sue lettere descriveva Buenos Aires come un luogo piatto e malinconico dall'aria puzzolente, dove i potenti si contendono come bestie feroci le scarse ricchezze e i deboli sono esclusi. Allora, anche questo ci fa riflettere assai. Ma vediamo Figueras dove va a parare. Allora, nelle sue lettere Darrell intuiva qualcosa del genere quando parlava della pianura e della malinconia. Il luogo Buenos Aires lo metteva di fronte all'alternativa tra adattarvisi o morire, come i batteri con l'arrivo dell'ossigeno. Doveva trasformare il veleno nell'aria che avrebbe respirato. Darrell se ne andò, ma noi che siamo rimasti abbiamo sviluppato la sensibilità adatta. E conclude così: tra le paludi delle origini e la Buenos Aires odierna passano secoli, ma il tempo è la più relativa di tutte le misure. Il tempo accade tutto insieme, io credo. Siamo sempre esseri imprecisi, come labile era la linea melmosa della costa. Siamo sempre esseri di Creta, il soffio divino ancora fresco sul viso. Siamo sempre anfibi, desideriamo l'acqua quando siamo sulla terra e desideriamo la terra mentre nuotiamo nelle acque scure. Riflettete, questa è l'unica cosa che vi posso dire. C'è un intervento, insomma, ci farebbe piacere se anche da parte vostra ci fosse qualche domanda. No, mi piace quello che ha detto lui adesso, mi ha fatto ricordare, ho letto il libro chiaramente e concordo che si legge d'un soffio, si tira, va bene. E la questione proprio della palude, della terra, e c'è tutta la storia che hanno questi due ragazzini con i due ospiti, che è deliziosa. Io francamente mi sono innamorata del nano perché è eccezionale, cioè è proprio un bambino, bambino, bambino. E lo scherzo che fa la nonna Matilde, altro personaggio che è delineato in modo proprio, cioè vabbè, la possiamo conoscere più. Bellissima, è soltanto questo. Raccontala, perché sennò chi non la scena della l'aspetto dei rotti. Vabbè, un po' è una cosa un po' lunga, ma lo lasciamo, è la bellezza del libro, insomma. È la bellezza del libro, poi insomma chi lo legge lo trova. No, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, allora proseguiamo noi. Vittorio. Io penso che le cose che cioè, io non toglierei il gusto di leggerlo questo libro, che cioè, vi assicuro è talmente ricco di riferimenti. Adesso la signora ricordava la storia del nano, è il fratello di Harry, è un ragazzino
pestifero e simpatico, c'è un, a un certo punto, io non la voglio svelare la storia dei Rospi, la storia dei Rospi è da leggere, ma a un certo punto quando Harry deve raccontare chi è la nonna, che è un personaggio imbarazzante, nel senso che è una nonna ingombrante, rompiscatole, e che non gliene importa molto dei nipoti fino a un certo punto del libro, cita una striscia di Mafalda, ed è bellissimo quel passaggio quando fa leggere questa striscia di Mafalda alla mamma, quindi alla figlia di questa nonna di Harry. Insomma, persino la mamma, che non aveva mai osato mettere in discussione sua madre, malgrado tutti i difetti evidenti che chi leggerà il libro vedrà, scoppia a ridere. Allora, quanti di noi hanno utilizzato anche dagli anni 70 in poi Mafalda come strumento di comprensione del mondo? Mafalda è la striscia disegnata da Kino, che insomma, questa bambina, anche lei pestifera e rompiscatole, che guarda il mondo, l'Argentina in particolare, perché Kino è un autore argentino, con gli occhi della critica più feroce al sistema e al potere. Ma insomma, il libro è pieno di riferimenti di questo genere, per questo vale la pena di essere letto. No, un aspetto che mi aveva anche, però anche questo ve lo possiamo soltanto a questo punto accennare, un aspetto che mi aveva molto colpito è il racconto che fa Figueras parlando della madre, perché vi accenno poche cose, perché nella prima stesura che lui ha fatto, questa figura improvvisamente non c'era, e il fatto poi di ritrovarla viene stimolata proprio dal regista, questo appunto per ritornare nel discorso dell'originalità di questo romanzo, di come è stato scritto, viene sollecitata dal regista e dal produttore, che gli chiedono, dice: ma dov'è finita questa donna? Nel racconto poi che Figueras fa insomma, in qualche modo spiega come lui, nel ripercorrere tutto il rapporto che aveva vissuto, a un certo punto l'aveva interrotto perché purtroppo la mamma, che era una donna piena di salute, insomma, non aveva avuto problemi di vita, purtroppo in due mesi muore, gli sparisce, insomma. E Figueras, nel riproporre il romanzo, all'inizio questa figura l'aveva proprio completamente eliminata, dopodiché, sollecitato, riprende il racconto e, come dire, in qualche modo, poi il resto ve lo lascio scoprire a voi, paga forse i suoi conti con questa separazione che magari aveva in qualche modo messo da parte, non aveva forse elaborato. Ecco, questo era un altro aspetto del libro, insomma, qualcosa che, ecco, io ci ritornerei su, proprio perché forse è proprio questa intensità del racconto attraverso proprio queste emozioni che rende il libro un libro da cui non ci si riesce a staccare leggendolo, perché è come se il lettore viene coinvolto continuamente, insomma, in qualche modo che ti porta dentro, ma ti lascia, appunto, come diceva anche Vittorio, lo spazio per riflettere. Allora, credo che Vittorio purtroppo... Mi saluto, vi ringrazio, Licia che mi ha dato l'opportunità di conoscere questo libro. Perdonatemi, ma il giornale mi chiama. Allora, non so se da parte vostra sì, c'è una domanda o un intervento.
No, a me intrigava, diciamo, l'intervento del professore, forse anche per una storia un po' comune, cioè anch'io sono stata a lotta continua, cioè, diciamo nel periodo 68-72. Cioè, diciamo che in quel periodo c'è tutto, cioè, diciamo, a livello proprio, diciamo, mondiale c'è stata questa ribellione, questa rivolta, no? Cioè, dall'Angola alla Palestina, cioè, c'è stato un movimento molto, molto forte. E quindi diciamo che mentre la storia cilena quindi è stata molto vissuta anche dai movimenti politici del 68 anche qui in Italia, quindi c'è stato questo coordinamento quando c'è stata la dittatura, no, di Pinochet, e quindi Allende, insomma, che è stato fatto fuori. Ecco, dopo questo movimento, appunto, cioè, diciamo, il colpo di Stato poi in Argentina, è vero, è stato come non sottovalutato, ma forse perché era un periodo appunto storico diverso, no? Cioè, mentre nel 68, 69, 70 c'era questa cosa internazionale. Sì? Beh, io non lo so. Però ecco, diciamo che e quindi c'era anche da parte, cioè, ricordo, insomma, che molti movimenti dell'America Latina, il MIR, cioè molti esiliati brasiliani, cileni, cioè si sono poi anche dopo il colpo di Stato in Cile si sono rifugiati proprio in Francia e in Italia. Ecco, il problema però, ecco, la riflessione da fare è questa: perché poi queste rivoluzioni, queste ribellioni, cioè queste rivoluzioni, cioè sono sempre finite con la dittatura, oppure senza un cambiamento, una trasformazione, no? Cioè, perché? Perché poi questi rivoluzionari, questi movimenti, sì, bene o male, si rifacevano sempre, comunque con qualche cambiamento, però si rifacevano alla teoria marxista, no? Cioè, quindi della lotta dei contadini, degli operai, degli studenti per cambiare. Ecco, io dicevo che ci deve essere un superamento di questa storia marxista, cioè cambiare la realtà esterna non è sufficiente, cioè bisogna cambiare internamente la persona, le persone, cioè ritrovare una propria identità, una propria libertà, una propria sessualità, cioè, ecco, quindi una teoria nuova sulla trasformazione e il cambiamento degli esseri umani, che, diciamo, io e come me tante altre persone che poi sono uscite dal 68 abbastanza sderenati, cioè, per, insomma, abbastanza veramente malandati, perché ci si era messo tutto l'entusiasmo, ci si era creduto in questo cambiamento, no? E poi, quindi, allora per noi è stato, diciamo, una salvezza personale, ma io penso anche una salvezza storica, ritrovarci in queste teorie nuove che superavano Marx, questa teoria del professor Fagioli, cioè dove si analizza, si propone una teoria nuova sugli esseri umani e quindi la possibilità poi di un cambiamento, no? Cioè, quindi se si cambia l'uomo, la storia si cambia, cioè non è sufficiente, cioè, quindi poi tutta la critica che, se uno va a leggere i libri di Fagioli, si vede rispetto al marxismo, dove aveva preso in considerazione la classe operaia, ma non aveva preso in considerazione, cioè, la donna e il bambino. Ecco, questo, insomma, volevo precisare.
Sì, provo a rispondere con un, citando insomma queste ultime pagine, nelle quali appunto, come dicevamo prima, Figueras, essendosi astenuto tutto sommato dal predicare qualcosa o dal prendere parte, genericamente Harry sa che i genitori sono peronisti di sinistra, ma questo per lui non significa niente, insomma, sa che litigano col nonno, che invece non è né peronista né di sinistra, tutto lì, insomma, vede che le riunioni con gli zii, nelle quali si parlava di politica, non si tengono più ad alta voce dal dicembre del 75 in avanti. Poi nel gennaio, febbraio del 75 si tengono sempre di meno, e poi si interrompono improvvisamente queste riunioni quando c'è il colpo di Stato. Insomma, no, tutto lì, cioè una percezione tutta epidermica. Quindi ripeto, non c'è la denuncia, va bene? La denuncia ideologica, come dire, è data come presupposta, insomma, è data come... è nelle cose, insomma, la denuncia di quello che è successo. Lui dice che il tempo è strano, che un racconto lo si può capire anche leggendo, aprendo questo libro a caso, insomma, come guardando una dimensione, un evento, una fase storica o anche tutta la storia mondiale, basta renderne un campione, un saggio, e leggendolo sincronicamente io posso capire il senso del tutto, va bene? Ritorna sempre l'idea del tempo-spazio come blocco unico. Quindi ognuno di voi potrà trovare, leggendo una delle parti di questo libro, è vero, il senso, sarebbe difficile capire cosa dicono le singole parti, così come è difficile aprire un libro qualunque a metà, leggere un brano e capire in fondo cosa significa. Si suppone che si capirebbe meglio avendolo letto tutto, ma non è sempre così. A volte uno prende la Bibbia o i Cing o Shakespeare e li apre in un punto qualsiasi e pensa che il brano in cui si imbatte dica proprio quello che lui voleva sapere. Però poi dopo, insomma, ci dà il suo messaggio. Adesso non so se è l'alternativa al marxismo il messaggio che ci dà. Dice, per esempio, se aprisse il libro in questa parte, a pagina 361, troverebbe il senso di quello che voglio dire. Quanto dico? Due punti. Amate con tutti voi stessi chi vi conosce, ma soprattutto chi ha bisogno di voi, perché l'amore è l'unica cosa reale, il faro, il resto è oscurità. Non lo so, io ci vedo anche forse un messaggio cristiano, una viratura cristiana qui, perché no? Può darsi anche che si sia convertito uno che viene da una famiglia laica e che poi invece... No? Può darsi. Non dice amore cristiano. Può darsi anche questo. Beh, ma in fondo poi il cristianesimo è fondato... è centrato sull'amore, e l'amore non è solo quello di Massimo Fagioli, no, può avere anche qualche altra accezione probabilmente. Cioè, se vogliamo universalizzare i messaggi, insomma, è altrettanto universale quello del cristianesimo. Ripeto, non lo trovo ideologico, e questo è il suo pregio, ma non lo trovo disimpegnato. Cioè, ci impegna fortemente, ripeto, cioè, c'è questa idea del passaggio generazionale, che non è un passaggio detto avviato, insomma, no, oppure ecco, io vi insegno, insegno storia perché filosofia perché i giovanotti crescano robusti, manco per niente, insomma, devono crescere con mille problemi, devono crescere con una percezione della drammaticità di quello che è il loro tempo, pari, spero superiore a quella che è stata, che è la mia, insomma. A proposito di citazioni di passaggi interessanti, a me, ecco, sempre sul post ideologico postmoderno, c'è un episodio, per chi l'ha letto, insomma, poi ognuno ha i suoi livelli di lettura, a me è rimasto impresso questo.
quando Lucas, il ragazzo che è ospitato temporaneamente, insomma è un ricercato, uno braccato anche lui, è ospitato temporaneamente presso questa famiglia e diventa un po', insomma, il mentore di Harry. E gli insegna a fare i nodi, gli fa perfezionare appunto la virtù dell'escapologo, no? Non illusionista, ma escapologo. Anche qui c'è tutta la, no? Houdini, Harry Houdini, l'escapologo, è uno che deve imparare a scappare, cioè non, è un'arte, l'arte della fuga, detto tra virgolette, non è un'arte di poco conto, insomma, no? È un istinto che lui sta sviluppando e questo ragazzo lo aiuta. Però proprio dove sembra che tutto quadri, che tutte le cose stiano a posto secondo il nostro universo ideologico, mentale, ecco che si scatena la diatriba tra se è meglio Batman o se è meglio Superman. Allora lui gli ha fatto dei nodi particolari, Lucas, e dice adesso provo a scioglierli. E sai che per sciogliere i nodi la prima cosa che devi fare è rilassarti. Adesso io mi metto dalla parte dell'albero, tu li metti dall'altra, e per rilassarlo comincia a fare questa discussione. Ovviamente Lucas, che è 18enne, politicizzato, è per Batman, perché gli dice tu sei fautore di non capisci niente, ragazzino, ecco, Superman è americano, no? È vero? E lo comincia a provocare, e chiaramente quello si innervosisce, i nodi si stringono invece di allentarsi, insomma, no, perché lui ci tiene, era uno dei suoi fari di riferimento, Superman, che salva tutti, dice sì, salva tutti, però salva solo gli americani, insomma. Va bene. Poi ha i superpoteri, potrebbe ritornare indietro nel tempo, e una volta l'ha fatto, perché per salvare la fidanzata, è vero che era morta, era stata uccisa, lui vola alla velocità della luce, ritorna indietro nel tempo e inverte il senso degli eventi e salva la fidanzata. Allora l'altro lo provoca e dice però scusa, a parte che Batman non ha i superpoteri, però aiuta ugualmente tutti quanti, e non solo nel paese, ma li aiuta in tutto il mondo pur non avendo i superpoteri. E poi scusa un attimo, Superman, se proprio è così super oltre che man, e sa viaggiare alla velocità della luce, ma allora invece di salvare solo la fidanzata non poteva salvare i genitori, per esempio, dalla distruzione del pianeta Krypton? E lì lui oramai c'ha i polsi completamente serrati, questa è la botta finale, no? È veramente, cioè, per come è posta, è pregevole quel pezzo, proprio dal punto di vista formale. È un confronto dialettico, sembra di leggere, che ne so, un dialogo platonico, l'Eutifrone, il Crizia, insomma, no? Dove c'è la botta e risposta, e normalmente quello che è più in gamba dialetticamente, cioè Socrate, cioè Lucas in questo caso, riduce al silenzio l'altro, cioè lo fa sembrare un imbecille. Solo che qui è rovesciata la cosa, cioè quello più abile dialetticamente, va bene, che sembra aver piazzato il colpo definitivo, improvvisamente perde, cioè Eutifrone non è un imbecille, ma è quello che vince contro Socrate in questo caso, va bene? Perché? Perché alla fine lui gli dice no, ci pensa un attimo, dice aspetta, guarda che Superman ha i superpoteri perché li prende dal sole, ma se tornasse nel pianeta Krypton alla velocità della luce perderebbe completamente tutti i suoi poteri, non salva i genitori perché non lo può fare, e questo è il colpo vincente. Non si è sciolto, però ha vinto lo scontro dialettico. È secondo me fenomenale, ed è anche, come dire, un segno della non ideologizzazione del romanzo. Sembrerà banale, ma per me è significativo questo passaggio, no? Cioè il supereroe americano, che ovviamente deve essere quello da condannare in quel caso, no? È vero. Invece nello scontro dialettico il piccolo Harry, cioè, riesce a riabilitare Superman rispetto al socialista Batman, Batman, sì. Vabbè, insomma, io penso, dopo questa facezia finale, che non ci sia altro da aggiungere, insomma, ecco, almeno da parte mia non vi voglio deviare oltre.
No, insomma, discorsi sarebbero tanti, però io stasera mi limiterei al romanzo di Figueras e insomma è quello che contiene, insomma. Io continuerei a sottolineare appunto il messaggio di questo romanzo. Un messaggio che insomma trovo ben sintetizzato in alcune righe, dove si dice che Kamchatka suggerisce che l'eroismo risiede nella capacità di cambiare e che tutti hanno bisogno di un posto dove rifugiarsi e resistere prima di affrontare il mondo. Un luogo non segnato su nessuna carta, perché i luoghi veri non lo sono mai. Potremmo dire tanto su queste parole, approfondire, però appunto io lascerei a voi la sorpresa e la bellezza di andare a ricercare questi messaggi nelle pagine del libro. Poi diciamo discorsi sugli altri aspetti e la capacità di cambiamento possono essere tantissimi, ma insomma ecco, è anche più approfonditi, però io stasera mi atterrei a quelli che ci passa questo romanzo. E non so, se qualcuno vuole aggiungere, domandare, chiedere qualcosa? No? Ok, allora io vi ringrazio e volevo ringraziare della presenza anche Michele Caporossi, che è qui tra noi. Grazie a tutti, buonasera. Go to one.